fenomeni che deturpano l'ambiente, che creano problemi alla salute e all'economia sana. Gli ecoreati sono una piaga, lo testimonia il report di Legambiente intitolato Ecomafia 2024, le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia, presentato a Corato. Dal documento emerge che è nelle quattro regioni meridionali che si concentra il 43,5% degli illeciti penali, dove è stato accertato un più 3,8% rispetto al 2022. E questo vuol dire che la presenza delle organizzazioni mafiose dà luogo ad una illegalità che ora però può essere contrastata, nonostante le lacune del codice penale. Nel 2015 siamo riusciti a far approvare la legge che ha inserito il reato di inquinamento, il reato di disastro ambientale, il reato di omessa bonifica nel codice penale, quindi magistratura e forze di polizia hanno tutti gli strumenti per poter contrastare queste attività. L'Europa all'inizio dell'anno ha approvato la nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e speriamo che Governo e Parlamento entro un anno e mezzo recepiscano quella direttiva europea, colmando le lacune che ci sono ancora nel codice penale per stroncare definitivamente le attività delle ecomafie che creano problemi all'ambiente, creano problemi alla salute delle persone e creano problemi all'economia sana. Il report di Legambiente spiega che i crimini ambientali sono aumentati, ma non i processi, fa notare il capo della Procura di Trani, Renato Nitti. E questo perché nel corso degli ultimi 10 anni è stata indebolita o in alcuni casi smantellata la rete dei servizi di polizia giudiziaria che se ne occupa. Noi abbiamo bisogno che venga irrobustita la rete dei servizi di polizia giudiziaria che si occupa di reati ambientali. È necessario che i carabinieri forestali tornino ad occuparsi di ciò di cui si occupavano in precedenza, che il NOE venga strutturato con un numero di persone in grado di poter occuparsi di indagini di traffico di rifiuti, che venga superata quella indicazione per cui altre forze di polizia non se ne devono occupare. Quando se ne occupa la Guardia di Finanza se ne occupa molto bene, quando se ne occupa la Guardia Costiera se ne occupa molto bene. Dobbiamo convincerci che abbiamo delle eccellenze in casa, ma che dobbiamo strutturarle in maniera da fare meglio contrasto.